siamo arrivati all'incontro tra i due attrezzi di lavoro, palla e tamburello. Gli esercizi con palla e tamburello servono a facilitare il dominio della palla per mezzo del tamburello, che deve diventare nel tempo quasi un prolungamento del proprio braccio. L'allievo si sensibilizza alla particolare impugnatura dell'attrezzo, ne assimila la rotondità, il peso e soprattutto le dimensioni della superficie. Possiamo indicare quattro fasi nell'avviamento alla pratica di questa disciplina. Nel livello iniziale, dai 5 ai 7 anni, si prevede lo svolgimento di attività propedeutiche atte a sviluppare le capacità motorie da un lato e di sensibilizzazione dall'altro. State appunto osservando una fase in cui l'allievo fa la sua prima conoscenza con la palla e l'attrezzo. L'apprendimento avviene sotto forma prevalentemente ludica. Una seconda fase, e cioè dagli 8 agli 11 anni, vede l'inserimento di una tecnica di base dei colpi fondamentali e l'acquisizione di un corretto movimento degli arti inferiori, o più specificatamente, il gioco di gambe. Sono introdotti anche alcuni aspetti della tattica di gioco in forma elementare, assieme a una conoscenza più approfondita del terreno di gioco. L'allievo incomincia così a percepire, sebbene in maniera intuitiva, l'interdipendenza tra la tecnica e la tattica. Grande spazio hanno soprattutto quei lavori con la palla e l'attrezzo che tendono a migliorare e sviluppare le capacità coordinative. Nella terza fase, dai 12 ai 14 anni, si entra nel vivo della evoluzione sportiva dell'allievo e si approfondiscono più analiticamente tutti gli aspetti tecnico-tattici precedenti. Nella quarta fase, dai 15 ai 18 anni, si ricerca la massima prestazione con le competizioni agonistiche, divenute ormai insostituibili banchi di allenamento per una efficace e razionale costruzione del nostro giocatore. Egli comincia ad affiancare al lavoro tecnico-pratico abituale anche una adeguata preparazione mentale. Torniamo ai nostri allievi. Un principio che non bisogna mai dimenticare è quello di tenere sempre presente che siamo di fronte a un gioco. Il coinvolgimento psicofisico dell'allievo sarà tanto più elevato quanto maggiore risulterà la componente ludica degli esercizi. Ve ne sono molti di esercizi che, variati tra di loro e comunque legati a una non eccessiva forma di agonismo, rendono accettabili tutte quelle pratiche che diversamente sarebbero un appesantimento del resto inutile. Questa maniera di avvicinarsi al momento del vero e proprio debutto è senz'altro la più formativa, sia nell'area della socialità, collaborazione per il raggiungimento del fine, sia nell'area intellettiva, affinamento degli apprendimenti, sia infine nell'area emotiva, sensazioni gioiose suscitate dal gioco.